Il circolo Arci, che diciamo è collegato da sempre con la stop ride di mutuo soccorso di Magione, ha riaperto i battenti dopo 3 mesi di lavori in una forma totalmente rinnovata, sia nell'arredo ma anche nel taglio dell'attività, che è stata proprio studiata per fare in modo che tutti i cittadini, non solamente i soci, possano accedere a questa attività, ai locali del bar, quindi svolgere tutte quelle cose che si fanno normalmente nei bar. Quindi questo rappresenta per noi un passo avanti nel nostro lavoro, perché il centro di Magione torni ad essere vivo e vitale come era anni fa, no? E quindi ecco, in questo senso ci siamo anche inseriti nell'attività più ampia dell'amministrazione comunale, la quale sta ormai da diverso tempo facendo lavori di ristrutturazione che vanno proprio in tal senso. Voglio esprimere la mia soddisfazione e comunque il ringraziamento ai soci del Circolo Arci e della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Magione, che hanno voluto ristrutturare il piano terra del palazzo, storico palazzo della Società Operaia, per una destinazione ricreativa, sportiva, culturale e anche ludica. Quindi non solo un punto di aggregazione per le nuove generazioni, per gli anziani, per coloro che hanno la necessità appunto di incontrarsi e condividere le proprie esperienze, ma anche un rilancio del centro storico della cittadina di Magione. Se negli ultimi anni aveva perso un po' della sua capacità, forza commerciale e quindi anche imprenditoriale, con alcune attività riaperte, con la riapertura del nuovo circolo ricreativo Arci, il comune di Magione, ovviamente titolare, proprietario del palazzo della stessa Società Operaia, non può che essere soddisfatto e quindi augurare a tutti quanti un buon lavoro. Questo palazzo è stato fondato 101 anni fa, è stato costruito nel 1910, quella lapide ricorda proprio questo episodio, e quindi diciamo che gli antichi ideali di solidarietà e di unione che hanno animato i soci di allora rivivono in forma nuova, in questa nuova veste, che comunque non vuole essere semplicemente un luogo dove si smerciano bevande o altre cose, ma è anche un punto di incontro, un punto di scambio, un punto anche di proposizione culturale. E questo noi cercheremo di fare proponendo varie iniziative che diano un carattere diverso rispetto agli altri luoghi di ritrovo di Magione. Anche in questo quindi vogliamo salvaguardare la nostra natura.